noi siamo le vittime di questo, chiamiamolo imbroglio, non siamo certo gli artefici. Quando si fece quel che si fece nel gennaio del 94, a cui abbiamo dimostrato con 20 anni di lotta contro tutto e contro tutti, che poi grazie al cielo si è avuto anche un epilogo positivo, tra i tanti guasti e tra le tante conseguenze negative è stato anche che l'importante patrimonio, consistente patrimonio della Democrazia Cristiana di allora si volatilizzò nei vari rivoli di tutti coloro i quali affermavano di essere l'erede della Democrazia Cristiana, ma eredi non erano perché mancava il decuius, mancava il morto non c'era, e solo un artificio ha fatto in modo di far credere che invece la democrazia... Sono girati parecchi soldi. Più che girati, sono spariti parecchi soldi, ma soprattutto, e questo è ancora più grave, sono spariti parecchi immobili. Noi, tra le tante cose che dobbiamo fare, dovremmo fare anche un'azione giudiziaria, per quel che vale, perché per l'amor del cielo ormai chissà che fine hanno fatto i patrimoni, gli immobili. Certamente Rotondi ha fatto degli atti che secondo me non sono stati sufficientemente supportati, per usare un eufemismo, dal diritto, e quindi non poteva fare quello che in tante occasioni ha fatto. Certamente anche questo comunque sarà oggetto di questa nostra azione, che torno a dire, più che dei risultati concreti, non può non essere svolta, perché incoerente, cioè vogliamo essere coerenti con quanto sentenziato dalla famosa ormai sentenza della Corte di Cassazione, e quindi con i compiti e i doveri che i prosecutori della Democrazia Cristiana devono compiere anche sotto questo profilo, anche se poi è un problema del segretario amministrativo più che del segretario politico. Sono beni immobiliari anche in Abruzzo? Ma presumo di sì, mi pare, mi giunge voce che ci sono anche beni come in tutta Italia, perché la Democrazia Cristiana era ben presente, era ben radicata, e quindi senz'altro sarà anche questa una pratica assai voluminosa e assai, diciamo, corposa.